È un sacco di tempo che le voglio fare questa domanda, perché il cittadino comune che si incontra per strada fa questa domanda a proposito di Romano Prodi. Ma su questo benedetto euro, no? Noi siamo entrati nell'euro che c'era lei. Non si poteva avere un cambio più favorevole di quello che abbiamo? Perché tutti dicono, con quest'euro gli italiani ci hanno rimesso un sacco di soldi. Oh, questa era la domanda che proprio volevo. Ecco. Perché vedi, allora, qual era l'interesse italiano? Non ci siamo messi d'accordo, no, eh? No, cioè, no. È che è stato casuale, no? Glielo dico. Qual era l'interesse italiano? Era di entrare con la lira svalutata il più possibile, in modo da poter commerciare meglio, da poter essere più concorrenziali. L'obiettivo era 1.000 lire per marco. C'era però chi si accontentava di 950, eccetera. Io lotto insieme a Ciampi, lottiamo per le 1.000 lire. Arriviamo alla... tedeschi non volevano, eccetera. Arriviamo proprio alla vigilia, no? Kohl era un supermercato e mi telefona col suo portatile. Ma queste cose, poi la politica si fa così, eh? E dico, voglio 1.000 lire. E lui dice, no. Allora discutiamo, e poi dice, senti, io non posso andare in Parlamento con 1.000 lire perché mi dicono che ho svenduto, facciamo 990. Dico, che bello. stato... E abbiamo fatto 990. Per lei era un successo eccezionale, dice lei questo. Dico, ma insomma, mi dica lei la differenza fra le 1.000 che volevo, certo, e le certo. 990 a cui abbiamo concluso. Ecco, perché capiva, era un leader europeo e capiva, quindi tedesco, ma capiva che in una comunità bisogna cedere qualcosa. Cedere qualcosa, ecco. Però gli italiani si sentono defraudati. Ma hanno ragione. Perché? Perché noi avevamo deciso con Ciampi di costituire le commissioni provinciali di controllo sui prezzi e di stabilire che per 6 mesi bisognava avere il prezzo in lire e il prezzo in euro. Il governo che è venuto dopo non ne ha fatto niente. Non ha fatto nessun controllo e non ha voluto il doppio prezzo. Allora, quindi chi è stata colpa di Berlusconi? Esattamente. Ma proprio andate a vedere l'analisi dei fatti. Ma naturalmente non di Berlusconi nel senso che ci guadagnasse lui, che aveva un suo dei riferimenti politici che lo spingevano a chiudere un occhio in qualche modo, oppure non voleva irritare una serie di categorie. Questa è stata la storia.